ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dopo un anno difficile, termina la scuola, caratterizzata sempre da mascherine, ma senza DAD. L'assessore all'istruzione Pietro Quaresimale è andato al Delfico per salutare gli alunni che oggi completano un anno intenso ma impegnativo. Ci tenevo a portare i saluti ai ragazzi in quest'ultimo giorno di scuola perché veniamo, come diceva lei, da un anno difficile, con tante volte in DAD, e sappiamo benissimo quanti pregiudizi ha creato ai ragazzi, non solo a livello di formazione e di istruzione, ma anche a livello di socializzazione. È vero che siamo tornati in presenza con le mascherine, è stato comunque un anno difficile. L'auspicio è che a settembre si possa partire con regolarità, perché l'istruzione è fondamentale per le future generazioni. Sicuramente noi istituzione dobbiamo fare tanto a livello formativo perché ce n'è bisogno, lo richiede il territorio, tanti imprenditori richiedono dei profili particolari. Da questo punto di vista, io avendo anche la delega al lavoro, voglio fare tramite degli impieghi anche delle giornate di orientamento per capire un po' le potenzialità di questi ragazzi per poter avere un futuro migliore e agevole per inserirsi nel mondo del lavoro. 22 giugno incominciano gli esami di Stato e molti studenti non erano d'accordo per questi esami di Stato che tornano con la loro formula più o meno normale. Che augurio possiamo dare e soprattutto non c'è da preoccuparsi? No, non c'è da preoccuparsi, è stata presa questa decisione dal Ministero dell'Istruzione, sicuramente un grosso in bocca al lupo a tutti, un esame da ogni punto di vista in un anno particolare, sperando appunto, come dicevo, che da settembre si possa tornare a frequentare le scuole con regolarità. Un occhio va anche al futuro degli studenti e agli sbocchi professionali, non solo per quanto riguarda il percorso universitario ma anche lavorativo. La Regione infatti sta ampliando le opportunità sul territorio. Al mondo dell'università ma anche agli ITS, già ce ne sono tanti in Abruzzo, ne nascerà un altro in provincia di Teramo, Mociano, sul turismo, e sicuramente aiuterà tante persone che vogliono abbandonare gli studi, perché questo è un istituto che si trova a metà tra superiori ed università e comunque c'è uno stretto collegamento col mondo del lavoro e quindi agevola i ragazzi a collocarsi.